Adige non era vero. Sta di fatto che fu stancante. Comunque il Festival di Sanremo con Pippo Baudo davvero è un'altra cosa, è uno scatto di qualità, di professionalità. Sempre si usa la parola professionalità legata a Pippo Baudo, però non è un luogo comune, è proprio vero. Ha uno scatto di reni che non ha con altri conduttori, una scioltezza, una disinvoltura. Lui arriva lì come l'Hidalgo, il grande di Spagna. Racconta Pippo quando arrivò Cavallo Pazzo al Festival di Sanremo. Quando Cavallo Pazzo al Festival di Sanremo. No, quella è stata una delle giornate più. Io ho avuto tre episodi molto divertenti. Io devo sapere una cosa, che per me il Festival di Sanremo rappresentava il tutto. Quando vivevo in provincia e guardavo il Festival di Sanremo, prima lo sentivo in radio con mia cugina, sapevo tutte le canzoni a memoria, da Papà Vero e Pavero, il vecchio Scarpone, all'Edera e tutte queste cose qui. Quando ci fu la televisione ovviamente lo guardavo e ritenevo fosse per me la tappa d'arrivo maggiore, cioè la soddisfazione più grande, quella di andare un giorno a Sanremo. Mi è capitato, devo dire, per una disgrazia, perché nel 67 purtroppo si era suicidato Luigi Tenco e aveva presentato Mai Buongiorno, e allora l'anno successivo disse: lo dobbiamo cambiare, chiamiamo uno nuovo completamente e facciamo un bel cast. Fecero un cast eccezionale, c'era Louis Armstrong e fece una bella cosa con Louis Armstrong che vi racconterò. Poi chiamiamo Erta Kitt, Dionne Warwick, c'era Lionel Hampton, Louis Armstrong, c'era la fine del mondo, c'era il meglio, Roberto Carlos che vinse in coppia con Sergio Endrigo, e io mi trovai lì sperduto perché era la prima grande manifestazione in diretta che facevo, e un dirigente della RAI, del quale non faccio il nome, ma io il nome me lo ricordo e me lo ricorderò per tutta la vita, la prima sera, 5 minuti prima che uscissi, mi disse: lei Baudo stasera si gioca tutta la carriera, che come incoraggiamento è il massimo proprio. E io uscii terrificato, e quella sera mi accadde una cosa gravissima. Innanzitutto dovevo succedere a Mai Buongiorno, quindi dovevo, però mi hanno detto: non citi Mai Buongiorno, perché se no ricorda l'episodio dell'anno scorso, la faccenda di Tenco. Non parli di Tenco perché non riteniamo un dato di fatto, se no mettiamo il lutto, e lei apre in qualche modo. E io ho aperto, non mi ricordo nemmeno come ho aperto, qualche cosa ho detto, ho incominciato. Il primo a cantare era Louis Armstrong, al quale avevano detto: caro Armstrong, lei verrà a Sanremo, che è una grande manifestazione musicale di valore internazionale, gli italiani gradirebbero un omaggio di una canzone fatta apposta per gli italiani. E allora Vincenzo Buonassisi, che si occupava anche di cucina e anche di canzoni, assieme a Cichellere eccetera, scrissero la canzone Ciao stasera son qui, che era Ciao stasera son qui, mi va di cantare, perché avevano fatto un gobbo in cui lui leggeva praticamente in inglese, ma leggendo in quel modo era italianizzato. Stasera sono qui perché sei con me, tutto così. E lo accompagnava un gruppo di nostri grandi jazzisti, c'era Fausto, dunque mi ricordo, De Filippi, Engelgualdi, Gil Cuppini, c'era un gruppo di jazzisti fortissimi, tutti messi ad accompagnare. Lui ha fatto questo suo pezzo, l'ha fatto bene, intonato, ho giocato con la tromba eccetera, e poi ovviamente ha incominciato a suonare Wild Essence con Cimini. A questo punto viene Ravera e dice: siamo rovinati, abbiamo rovinato il festival, perché ogni cantante deve cantare un pezzo, questo Wild Essence con Cimini non deve essere, devi fermarlo. E chi lo ferma? E chi lo ferma? Intanto gli orchestrali, che il Gualdi in testa era un elettrista eccezionale, si divertivano a dare. Allora io esco, mi tiro fuori il fazzoletto dal taschino, portavo un fazzoletto enorme, e lui, siccome lui aveva l'abitudine di asciugarsi il volto e anche la tromba nel corso dell'esecuzione, mi ci butto questo fazzoletto addosso e dico: stop Mr. Armstrong, fantastico! Me lo piglio di corsa, lui era voluminoso, e me lo porto in quinta, una figura di merda, tremenda, peggio non poteva andare. Questa è stata la partenza, il primo anno,
E io devo dire che queste poi partenze, anche se non all'inizio ma nel corso, sono seguite altre volte. Quindi cominciamo con l'ordine. Cavallo Pazzo. Cavallo Pazzo. Cavallo Pazzo entrava e saliva in palcoscenico liberamente. Lui era il padrone del palcoscenico praticamente. La sera, due sere prima, avevo fatto io il festival del cinema a Venezia, a Piazza San Marco. E in Piazza San Marco c'erano 20.000 persone, molte autorità politiche, quindi era molto presidiata, come si usa a dire. Improvvisamente sale il Cavallo Pazzo, tranquillamente. Mi piglia i fogli, me li butta tutti in aria e dice: il festival lo presento io. Entrano delle altre persone, acchiappano e lo portano via. Appena arrivo all'Hotel Royal di Sanremo, ricevo un bigliettino: sono Cavallo Pazzo, sono già a Sanremo, stasera ci vediamo in palcoscenico. Io prendo il biglietto e chiamo subito il questore d'Imperia, perché tu sai che non c'è questura a Sanremo, ma dipende da quella d'Imperia. Chiamo l'Imperia e viene il questore, dico: senta, ho questo biglietto, è tutto sotto controllo, stia tranquillo, Cavallo Pazzo è neutralizzato. Io esco e dico: signore e signori, buonasera, Cavallo Pazzo. E dice: il festival lo vincerà Fausto Leali, è tutto scritto, quindi acchiappate lui e lo portano via. Tutti hanno pensato che fosse fatto apposta, ovviamente, e il dubbio c'era, era legittimo. Secondo incidente, questo è molto serio, c'era uno sciopero alla Finsider a Genova e c'era un treno speciale di lavoratori che veniva verso Sanremo per bloccare il festival di Sanremo. Il questore d'Imperia, sempre da lui mi rivolgo, a sua insaputa, che sia una zona d'Imperia. Allora, sì, dico: senta, che succede questo? Guardi, questi qua vengono e interrompono il festival, che mi consiglia di fare? A me lo chiedi. È lei che ha questo ruolo di bloccare, e noi li aspettiamo, quello che vogliono fare poi fanno. Per cui a un certo punto del festival io esco e dico: sappiamo che c'è una manifestazione.